Abbiamo 80 uffici consolari in giro per il mondo, presenza molto delicata perché il console è spesso più dell'ambasciatore il contatto del cittadino italiano con il paese, con la madrepatria. La vostra iniziativa deve essere altresì funzionale a favorire una crescente circolarità nella mobilità dei nostri connazionali, oltre che dei cittadini stranieri che nutrono interesse per l'Italia, in modo che le competenze sviluppate o perfezionate all'estero possano sempre essere poste al servizio dell'arricchimento culturale, economico e sociale della Repubblica. Voi siete, per la pubblica amministrazione del Ministero degli Esteri, obiettivamente la punta di diamante. E non lo dico per farvi dei complimenti, lo dico perché è vero. Siete la punta di diamante nei confronti del cittadino, che è l'ultimo destinatario dell'esistenza stessa dello Stato in un sistema democratico.